Questo programma è offerto. Una vittoria non fa primavera e la conferma è arrivata contro la Virtus Francavilla. In 7 giorni l'Avellino ha ritrovato la vittoria contro la formazione lucana e quella che doveva essere la partita del rilancio si è rivelata una meteora. Quella che poteva essere la partita del rilancio, al contrario, ha evidenziato le criticità di una squadra. Certamente non è facile lottare continuamente con un cluster interno dettato dal coronavirus, dopo il recupero di tantissimi elementi come Aloy, D'Angelo, Tito, Rocchi, che sembravano aver dato la speranza che il peggio fosse passato. A poche ore dalla gara contro la formazione pugliese, il virus è tornato a farsi sentire con la positività di Mr. Braglia e del portiere Pasquale Pana, che ritorna ad essere positivo. Certamente tutto questo non può essere una scusante. L'Avellino ha mostrato enormi lacune caratteriali, incapace di imporre il proprio gioco e di soffrire molto il pressing avversario. I biancoverdi sono diventati prevedibili, come lo stesso allenatore, focalizzato sempre sugli stessi uomini e sempre sulla stessa impostazione di gioco. Il tutto evidenziato anche dalle parole a caldo dell'amministratore unico della IDC, Giovanni D'Agostino, che dal proprio profilo Instagram ha sottolineato la sua contrarietà a quanto espresso in campo dalla squadra. Brutti, ingiustificatamente svogliati, incapaci di reagire, una sconfitta più che meritata. Insomma, l'Avellino deve ritrovare, o forse deve trovare, quel mordente che può cambiare una stagione. Il gioco espresso finora non soddisfa i tifosi e le stesse vittorie sembrano arrivate più per demeriti degli avversari che per meriti stessi della formazione biancoverde. La società ha costruito da zero una formazione per ridar slancio all'Avellino. Dopo l'illusione contro il Potenza, adesso contro il Bisceglie, l'Avellino deve dimostrare un'inversione di marcia. Ma da troppo tempo lo stiamo chiedendo e forse dovremo aspettare solo la fine del Tour de Force per comprendere le reali potenzialità di Braglia e dei suoi ragazzi. Potenza probabilmente è stata soltanto un'illusione, l'Avellino perde anche contro la Virtus Francavilla, una partita non giocata benissimo sotto l'alluvione, il diluvio pugliese. Sta di fatto che i biancoverdi vivono un momento difficile, ne parleremo questa sera. Ben ritrovati, bentornati a Contatto Sport, ben ritrovato e bentornato anche a Leonardo D'Avenia. Ma io direi più che altro bentornato a te dopo l'alluvione di Francavilla Fontana, che ti ha visto protagonista insieme a Michelangelo Frida, che ha firmato quest'oggi la nostra copertina. Ben ritrovati a Contatto Sport, insomma è una puntata nella quale andremo a toccare diversi temi. Non toccheremo i temi natalizi perché è un po' presto, ma per fortuna c'è chi ci fa tornare in mente la gioia del Natale, lo fa con un bellissimo vestito rosso questa sera. Buonasera, ben ritrovata da Alessandra Vaccaro. Ben ritrovati a voi. Tra l'altro non è che vi faccio toccare, vi faccio, e domani diciamo che inizia il vero e proprio periodo natalizio, no? Domani è l'Immacolata, quindi è un po' anticipato. Hai fatto bene. E prima di entrare nel vivo di questa puntata scoppiettante, sempre più scoppiettante della volta precedente naturalmente, voglio vedere se il mio collega con la giacca grigia è attento. Ci sono. Ci sei? Ci sono. Allora spot? Spot break. Orientamento e tutoraggio universitario, corsi di inglese e di informatica, tutoraggio didattico per le scuole secondarie di secondo grado, preparazione ai concorsi nazionali. Uniform, in presenza e a distanza, è al tuo fianco nella formazione con personale autorizzato e certificato. Uniform, segreteria e sede di esame dell'Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum, è centro autorizzato per l'erogazione delle certificazioni di informatica EIPAS. Scopri tutti i corsi di laurea e post laurea e impegna al meglio il tuo tempo. Investi nella tua formazione. Uniform, il partner per un futuro di successo. Per informazioni e contatti telefono 0825 73 842 329 74 90 729, email info@formazioneuniform.it.
www.formazioneuniform.it. Uniform SRL, via dei Due Principati 143, Avellino. E insomma, siamo pronti dunque per entrare nel vivo della nostra trasmissione, giusto Ale? Sì, sì, infatti vorrei farlo con una citazione, non di poco conto, perché Napoleone Bonaparte addirittura diceva che il leader è un venditore di speranza. E nei vari ospiti che abbiamo avuto in studio, i vari tesserati, abbiamo provato a capire chi fosse il vero leader dell'Avellino e quasi tutti ci hanno indicato Mr. Braia come leader. E a proposito di venditore di speranze, Braia diciamo che ha sempre considerato i suoi giocatori sullo stesso livello, ha dato sempre grande importanza al lavoro settimanale, dando speranza anche ai positivi, al positivi al Covid oppure agli infortunati. E in questo momento che è positivo anche lui, naturalmente gli facciamo un augurio di pronta guarigione sicuramente. Lo invitiamo in studio, infatti già lo avremmo voluto qui con noi a chiacchierare, ma nel frattempo ci intratteniamo con il nostro ospite che è Gigi Molino. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allenatore under 15 dell'Avellino e responsabile della cantera biancoverde, complimenti. E poi con un ospite che diciamo è già una consuetudine per noi, Gianluca Matucci. Ciao, buonasera, buonasera, un saluto a voi, grazie a tutti. Non indosso la mascherina perché in questo studio si rispetta il distanziamento, lo dico prima che qualcuno possa pensare altro. Grazie per l'invito, ci sono tanti temi, tanta carne a cuocere, quindi vi lascio subito la parola. Tra l'altro, mister Braglia, a proposito di invito, abbiamo già provato a sondare il terreno, disse io però un'ora vado nelle trasmissioni, poi dopo, no, lui non è amante delle telecamere, dei microfoni, cercheremo di trattenere. Vabbè, magari l'abbiamo detto in diretta, eccetto questa volta. Ma magari può arrivare anche un'ora e cinque. Sì, insomma, dai, sacrificarsi. Però, come detto, iniziamo in maniera differente quest'oggi, perché, la prendo? Vado, no. vai, la prendo. Non fare danni prendo, però, non fare danni, attenzione. Prendo, signori. Dai. Vai, eccolo. Eccola. Spiega un po' che cos'è questa, dai. Allora, questa qui è come l'ampolla, ecco. Indovina il risultato. Allora, ci sono due partite in questione, ovvero Potenza Avellino, e siete stati in tanti ad indovinare il risultato, e poi Virtus Francavilla Avellino, una sola persona ha indovinato il risultato. Cosa c'è in palio? Lo ricordiamo. Tre sciarpe da ritirare presso lo store dell'US Avellino, lo store ufficiale. Allora cominciamo proprio con chi ha indovinato, Alessandra, il punteggio di Potenza Avellino, che sono davvero tantissimi. Okay. Leggiamo tutti i nomi e poi procediamo con il sorteggio. Perfetto. Allora, Giuseppe Maria De Maio, Alex Fedele, Davide De Marco, Luciano Crescitelli, Gramaglia Max Genni, Antonella Spolverino, Emanuele Filiberto Picazio, Francesco Tuccia, Federico Russo, Giovanni Tenore, Terry Cuciniello, Luigi Petruzzo, Raffaele Frasca, Vincenzo Velli, Audeno Capone e Andrei Anna. Alcuni naturalmente sono dei nickname, immagino, sì, di su Instagram. Però poi procedo io quindi con, assolutamente, con il sorteggio. Sì. Ricordiamo che sono tre i vincitori della sciarpa, eh? Attenzione. Allora, vogliamo, aspetta, facciamo le cose fatte bene. Vai. Ho timore quando fai questa cosa. Ok. Prego. Procediamo con il primo vincitore della sciarpa per aver indovinato il risultato di Potenza Avellino, che ovviamente è stato di 0-1 per l'Avellino, gol di Maniero. Che belle queste cose, sì. Mi piace. Terry Cuciniello. Segna. Oh, benissimo. Primo vincitore. Terry Cuciniello. Terry Cuciniello, che può recarsi allo store, no? Per la sciarpa dell'Avellino. Vuoi mostrare? Sì, sì, sì. Non so se si riesce a leggere, comunque fidatevi. Fidatevi, dai, fidatevi. Siamo sulla fiducia. Il secondo vincitore, sì, della sciarpa. Ti vedo concentrato. No, mi piace. Ti piace questa cosa? Avresti voluto farlo tu, immagino. Il secondo è Alex Fedele. Alex Fedele, complimenti ad Alex. Una sciarpa anche ad Alex Fedele. Aspetta. Siamo a 2 su 3. E quindi premiamo la sua fedeltà. Bravissimo. Eccolo. Ti vedo, grazie. Andiamo col terzo vincitore. Raccomando, mescoliamo bene. Mescolo meglio. Terzo vincitore, attenzione, sono stati una quindicina ad indovinare il... Per l'esattezza 16. 16. Davide De Marco. Davide De Marco, terzo ed ultimo vincitore della sciarpa.
Allora, Terry Cucciniello, Alex Fedele, Davide De Marco, avete vinto la sciarpa, potete andare allo store a ritirarla. Grazie. Mentre per quanto riguarda Virtus Francavilla Avellino, una sola persona ha indovinato l'1-0, caro mister Molino. Complimenti, facciamo complimenti a chi? Complimenti. Michele Pasquariello. Michele Pasquariello, allora, tutti allo store a ritirare la sciarpa già da domani. E vogliamo ripetere i nomi dei vincitori? Terry Cucciniello, Alex Fedele, Davide De Marco e Michele Pasquariello. Siete richiesti allo store dell'US Avellino per ritirare la vostra sciarpa. E nel frattempo, caro Leonardo, cosa lanciamo a proposito di Indovina il risultato? Il prossimo, perché mercoledì si torna nuovamente in campo e diciamo una novità assoluta. Ah sì? Sì, assolutamente, perché abbiamo deciso di lanciare il nostro... indovina il risultato solo sul nostro canale Instagram. Bene. Di Prima TV e Telenostra, quindi nelle prossime ore sarà pubblicato il post sul nostro canale Instagram e sotto a questo post potete scatenarvi con i pronostici per quanto riguarda la gara tra Avellino e Bisceglie, in palio sempre le tre sciarpe dell'US Avellino da ritirare presso lo store. Assolutamente sì, cominciamo ad entrare nel vivo della trasmissione, cominciamo da mister Molino. La prima domanda è: la sensazione di guidare l'Avellino in panchina in assenza ovviamente di mister Braglia e del vice Domenico De Simone, prima poi di commentarla la partita. Innanzitutto volevo fare gli auguri di una pronta guarigione sia al mister sia anche a De Simone, anche se stamattina ho visto il mister in forma, vi dico la sincera verità. Nonostante sia positivo al Covid. È una sensazione, per quanto riguarda me, sicuramente una bella esperienza. Non capita tutti i giorni di guidare l'Avellino in panchina, quindi ci tengo a ringraziare il mister, lo stesso direttore insieme alla proprietà. È andata male, poteva andare meglio, però bisogna guardare avanti e capire dove magari... se si sta sbagliando qualcosa è guardare con ottimismo, non c'è tempo per guardare indietro, c'è un trittico di partite fortunatamente tutte in casa e bisogna secondo me svoltare e cercare di fare filotto per rientrare nelle zone che più competono all'Avellino. Assolutamente sì, prima di entrare nel vivo e di andare anche da Gianluca Matucci, il nostro Leonardo D'Avenia ha commentato, analizzato la sconfitta di ieri in casa della Virtus Francavilla. Ascoltiamo il pezzo e poi rientriamo per i commenti. Sotto la pioggia battente di Francavilla Fontana, l'Avellino si è ritrovato ad essere il più classico dei pulcini bagnati. Tre difficoltà che il Covid ha restituito a livello numerico, con calciatori che come fantasmi compaiono e scompaiono dai radar per le scelte che lo stesso Braia, anche lui risultato positivo, può fare, gli infortuni, il campo pesante, il gol a freddo, si può scegliere l'alibi giusto per giustificare la sconfitta rimediata dai lupi in Puglia. Ma si può davvero parlare di alibi? Forse sì, forse no. Il non saper dare una risposta precisa fa capire la reale confusione che regna nell'universo Avellino. Fatto sta che gli sforzi fatti in estate alla società avrebbero decisamente meritato altre partite, altri risultati, ed anche lo sfogo di Giovanni D'Agostino a fine partita, affidato ai social, è emblematico del momento che si sta vivendo e delle frustrazioni per delle prestazioni che non conciliano per niente con l'essere lupi. Eppure, a Francavilla, per alcuni tratti la squadra aveva dato la sensazione di riuscire, specialmente nel primo tempo, a rimettere subito il match in carreggiata. Ma poi, come un pulcino bagnato, l'Avellino si è mostrato incapace di reagire ed anzi, se non fosse stato per l'arbitro e per Perez, il passivo poteva essere molto più pesante. C'è qualcosa che non va e questo è tristemente evidente, ma non è questo il momento di buttare tutto a mare, lasciandosi prendere dallo sconforto, anche perché altrimenti appare davvero difficile riuscire a rialzarsi in fretta. Proprio perché in questo momento è con il tempo che bisogna fare i conti, giocando due partite a settimana fino alla pausa. Solo allora ci si potrà prendere il tempo di riflettere e prendere determinate decisioni. Ora è il tempo del lavoro e di dimostrare che quella voglia che ha detta la proprietà è mancata a Francavilla c'è, e mercoledì con il Bisceglie è l'occasione giusta per dimostrarlo. Prima parlavo di speranza, prima un po' di speranza ritrovata con il Potenza e poi un nuovo stop per i biancoverdi. Cos'è che non ha funzionato, Gianluca, secondo te? Allora, non è il discorso cos'è che non ha funzionato in questa partita, in questo contesto e contro questa squadra. Lo sa bene anche mister Molino, che saluto, come anch'io mi associo
ovviamente al saluto fraterno che va al tecnico dell'Avellino, le prese con il Covid. Cosa non ha funzionato? Non ci possiamo riferire a 90 e passa minuti di gioco, perché questa è una partita come tante altre. L'Avellino è stato colpito a freddo, tra l'altro rivedendo più di una volta il gol della compagine di casa, non me ne voglia nessuno, ma un gol anche un po' fortunoso. L'Avellino ci ha provato nel primo tempo a rimettersi un po' in sesso, poi nel secondo c'è stato un calo, c'è stato lo sconforto, ecco, forse questo è il termine più adatto. Una squadra che nel secondo tempo non è riuscita a reagire così come avrebbe voluto. Ci ha provato il tecnico dalla panchina, ci hanno provato i calciatori in campo, ma non sempre si può raddrizzare una partita iniziata storta. Al di là di questo dobbiamo dire che nelle ultime 6 gare, se non erro, l'Avellino ha collezionato 3 sconfitte e direi che dobbiamo andare ad esaminare più ad ampio raggio il momento dell'Avellino, non soltanto questo episodio, non soltanto questa partita. Bene diceva Gigi Molino, dobbiamo da subito rialzarci, guardare al futuro, non lontano, ma quello prossimo, quello vicino, per cercare da subito di mettere, come amiamo noi dire, un po' in gergo calcistico, fieno in cascina. Lo si è detto tante volte, dopo tante conferenze stampa, nel calcio giocato, insomma, la squadra deve reagire. Ecco, ci vuole una reazione. Assolutamente non è il momento di assuefarsi a determinate prestazioni. L'Avellino deve reagire, è il momento in cui deve tirare sulla testa, si deve rianimare, non ha dalla sua parte i tifosi, perché purtroppo con questo maledetto Covid gli stadi sono semideserti, l'arma in più dell'Avellino sono stati spesso e volentieri proprio i tifosi. Adesso questo Avellino deve ritrovare forza, grinta in se stesso, in ogni singolo elemento, e deve essere un lavoro certosino quello portato avanti dal tecnico Braia, da Gigi Molino, da tutto lo staff biancoverde, per cercare di ritirare su gli animi. C'è qualche problema sicuramente sotto il piano degli allenamenti, le partite che si spostano, i recuperi. L'Avellino ha giocato 11 gare, ne deve giocare ancora, ha già osservato il turno di sosta, insomma è un campionato un po' falsato, lasciatemelo dire, e alcune squadre stanno pagando anche lo scotto di queste trasformazioni in corso d'essere, di un campionato che è legato imprescindibilmente a quelli che sono i problemi del Covid. Assolutamente sì, tra pochissimo ci arriviamo a questo aspetto, Gianluca. Noi abbiamo titolato la nostra prima parte di Contatto Sport in questo modo qua. La vediamo insieme all'ausilio della regia. Illusione di Potenza è il primo titolo, e ti è piaciuto? Beh, molto. L'hai molto, capita? Molto, l'hai capita? Ha più interpretazioni. Esatto, ha diverse strade di interpretazione. Ecco, Gigi Molino, Gianluca Maducci diceva una cosa molto giusta: le difficoltà di poter preparare le partite. Mi viene in mente una cosa, ovvero dire a Riccardo Leoni ieri, a poche ore dalla partita, devi giocare tu, e magari dire a Pasquale Pane devi tornare a casa perché l'esito del tampone è positivo. Ecco, anche queste sono le difficoltà, sembrano niente, però alla fine influiscono e non poco. Sì, ieri mentre stavamo per pranzare è arrivata la notizia, è normale che in quel momento crea un pochettino di scompiglio psicologico. Che vuoi o non vuoi, comunque ti scolleghi un attimino dalla partita e riavvolgi il nastro se sei stato in contatto, un po' come potremmo fare un po' tutti quanti. Sicuramente però questo non deve essere un alibi, perché bisogna capire che un po' tutte le squadre hanno questi casi, che può capitare a tutto il gruppo squadra di sapere prima di una partita la positività. Bisogna convivere, purtroppo è un campionato che devi mentalizzarti, che devi convivere con questo virus, quindi devi avere grande carattere anche nel sapere che puoi essere prima della partita o te o un compagno positivo. Ripeto, bisogna fare un lavoro anche psicologico su questa cosa qui, non è facile, però diciamo che è una lotteria, un po' una roulette russa purtroppo, però al tempo stesso io immagino anche il lavoro di un allenatore che durante una settimana, all'arco di una settimana, prepara una squadra, prepara un 11, poi all'improvviso si trova a dover spostare delle pedine, insomma cali di concentrazione, oppure notizie anche un po' a sorpresa legate proprio al Covid. E giustamente dicevi tu, Gigi, e dobbiamo essere bravi tutti a monetizzare al massimo l'impegno, tenere tutti sulla corda. Sì, sì, no, ma mister Braglia tiene tutti sulla corda, infatti
quando ci sono questi tamponi e si attende la risposta prima della partita, è normale che ti mette un po' di agitazione, no? Perché potrebbe coinvolgere qualsiasi persona del gruppo squadra, però è una realtà che bisogna convivere, bisogna accettarla e devi farti forza caratteriale, mentale, nel senso che anche se manca un compagno o due compagni ci sono altri elementi che possono dire la loro, quindi devi mentalizzarti in questo, ecco. Allora, ci sono diversi messaggi che ci danno una mano anche per la riflessione del momento, però per quanto riguarda Pane, Pellegrino, ci sono delle novità in vista della partita contro il Bisceglie. Sì, per fortuna già si gioca dopodomani contro il Bisceglie, ore 15 alla Partenio Lombardi, un recupero, però per quanto riguarda Pasquale Pane si è sottoposto oggi al tampone molecolare e diciamo che la novità quale potrebbe essere? In caso di negativizzazione, Pasquale Pane potrebbe già scendere in campo mercoledì perché si tratterebbe di un residuo morto, e questo è il termine, del virus, del contagio precedente. Quindi c'è una speranza di vedere Pasquale Pane tra i pali e noi ce l'auguriamo, perché questo ragazzo tra infortuni, Covid, è stato anche un po' sfortunato, poi l'errore con la Turris, ecco, insomma, potrebbe pian piano rialzarsi, riprendersi fino a quando poi non tornerà Francesco Forte la titolarità della porta dell'US Avellino. Insomma, quindi c'è una speranza residua, sì, c'è una piccola speranza sui portieri, però mi sembra di capire. Sì, purtroppo sì. Volevo girare a mister Molino questa considerazione, perché lo chiama in causa. Luciano Criscitelli scrive: il problema è proprio che leader non ce ne sono in questa squadra, mancano i Molino, i Biancolino, i Moretti, Puleo, Cecere, eccetera. Ma non è vero, ci sono leader. Io ho avuto modo di stare questa settimana per dare una mano, poi è capitato l'infortunio a mister Braglia e al suo secondo. Ci sono leader, te lo posso garantire. Quindi loro sanno che giocano in una piazza importante, sanno che non si possono sbagliare due partite di fila. È una classifica che non piace a tutti, chi orbita nella prima squadra. È una classifica che bisogna migliorare, però sappiamo anche che ci sono due partite da recuperare, che se eventualmente li riesci a vincere ti riporti nelle posizioni che poi tutti quanti si auspicavano a inizio campionato. Quindi non è vero, i leader ci sono, magari sono leader silenziosi, ma ci sono. Tommicelli, scusami, non tanto silenzioso ieri in campo. Tra un po' lo ascoltiamo anche proprio in campo durante la partita. Mister, io ho letto un po' di cose su di lei. In particolare sull'umiltà di cui parla in campo, che ci vuole comunque in questo mestiere. E spulciando un po' sui social, però, leggevo che alcuni tifosi dell'Avellino stavano tacciando un po' la squadra di presunzione. Lei ha avuto questa impressione? Cioè, stando a contatto con la squadra, ha pensato forse che dopo il periodo positivo iniziale abbiano peccato un po' di arroganza? No, non è una questione di presunzione e di arroganza. Il dato di fatto è che nel momento migliore sei stato sfortunato con il Covid. Che vuoi o non vuoi, ti mancano 6-7 elementi. E nella formazione magari anche base, che ogni allenatore si fa nei suoi pensieri, anche se tutti possono giocare a prescindere, è normale che un giorno ne perdi due, poi ne perdi due, ti fai degli allenamenti specifici in base alla squadra, poi non hai più quei ruoli, non hai più il portiere, non hai più, è normale che diventa molto difficile. Ma io non dico che la squadra ha peccato di presunzione, io penso che la squadra debba recuperare un po' tutti i calciatori falcidiati da questi Covid, aspettare un pochettino di metterli in sesto anche fisicamente. Io credo che poi l'Avellino raggiungerà gli obiettivi che si è prefissato, perché l'allenatore e il direttore sono, secondo me, in questa categoria di prima fascia. La proprietà credo che non sia una delle migliori, quindi bisogna, secondo me, in questo momento unirci di più, fare più gruppo, avere l'obiettivo avanti che è quello che tutti si sono prefissati. Il calcio, una settimana sei contento, una settimana sei meno contento, però devi convivere con queste cose qui. Se uomini di calcio guardano fisso all'obiettivo senza e lasciano alle spalle tutto. Vedevo Gianluca che sorridendo, anche perché immagino che la piazza di Avellino prima, stiamo abituati a questa altalena. Come si parlava prima della roulette russa per quanto riguarda il discorso del Covid, può capitare a chiunque purtroppo, anche nel calcio. Gigi faceva bene a dire che
siamo, non tanto noi, ma i testati dell'Avellino, come tutte le squadre, sempre su un ascensore. Ci sono i tifosi che da casa, perché dal campo è difficile ovviamente ormai farsi sentire, ma da casa, soprattutto sui social, da un lato osannano, poi qualche sconfitta iniziano a contestare. Quindi c'è questo ascensore, si sale, si scende. I tifosi hanno tutte le legittime motivazioni, anche per contestare. I tifosi fanno il loro mestiere, quello di amare la propria squadra, come succede un po' in tutte le piazze. Poi succede che l'Avellino vince 3 partite di fila e si osanna, poi ne perde 2, insomma si inizia a contestare. Sul dato degli elementi sotto il piano tecnico, io dico la mia così sommessamente, umilmente, per me Piero Braghi è un ottimo allenatore ed è l'allenatore giusto per questo Avellino. Lo stesso discorso per il direttore di somma. Guardate, qua non è che uno si sveglia la mattina e dice voglio allenare, cioè Piero Braghi ha la sua esperienza da ex calciatore e da allenatore. Il direttore di somma di certo non va a costruire una squadra per fare un campionato così alla divertiamoci, no Gigi, penso che tutti vogliamo vincere, tutti vogliono vincere. Quindi se qualcuno pensa o immagina che sia una squadra fatta così tanto per fare, secondo me si sbaglia. Tra l'altro il presidente D'Agostino ha investito, lo ha fatto l'anno scorso quando c'era la possibilità di giocarsi i play-off, purtroppo non sono andati come si sperava per tutti noi che tifiamo Avellino, non per me ovviamente, per tutti noi. E al tempo stesso quest'anno è ovvio che c'è stato comunque un esborso, c'è stato un calciomercato, ci sono stati problemi legati al Covid, insomma quello che voglio dire, l'Avellino Calcio come società vuole fare la sua bella figura e magari ottenere un grande risultato. L'Avellino Calcio come direttore di somma, come Gigi Molino, come tutti i calciatori, può sembrare, ci può essere l'impressione che qualche volta la partita vada storta oppure ci sia qualche errore in campo, nei movimenti, ma ragazzi questi sono tutti quanti elementi, calciatori tesserati o esperti o inesperti, perché i più giovani si ritrovano a giocare con la maglia dell'Avellino, vanno responsabilizzati, sta succedendo, si fa gruppo, si è fatto gruppo, ma qualche partita prima o poi pure la dobbiamo perdere, altrimenti scende in campo solo l'Avellino, perché si chiama Avellino e gioca a Francavilla, ha diritto di portare a casa i 3 punti, non è affatto così. Eh sì. Però c'è stato chi assolutamente sì. C'è stato però Leonardo chi non l'ha presa benissimo, diciamo. Chi non l'ha presa benissimo, ne ho parlato anche, ho fatto un passaggio anche nel pezzo di commento, perché indubbiamente la reazione social anche di Giovanni D'Agostino, che ringrazio la regia, ce la sta riproponendo, ha fatto capire un po' anche il malcontento che c'è in seno alla società biancoverde dopo questa sconfitta. Nessuna scusa, brutti e svogliati. Gianluca, immagino che anche tu abbia visto e ti sia fatto un'idea non solo sulla partita ma anche su questa reazione. Qualsiasi dirigente ha il diritto, quando le cose non vanno bene in una squadra di calcio, di dire la sua, e bene ha fatto in questa occasione D'Agostino a dire la sua e a esprimersi così attraverso i social. Ha fatto bene a farlo attraverso i social, perché ormai sono come dire, il potere che comanda più di tanti organi di informazione, e forse una strigliata ci voleva, almeno per far sentire la voce della società e per dire ragazzi qua si è investito, qui si è costruita una squadra, qui si fa tutto per dovere e si deve cercare di onorare la maglia. Fatto sta che il campionato di Serie C di quest'anno, come dell'anno scorso, come di qualche anno fa, non è assolutamente paragonabile ai campionati di Serie C degli anni 90 oppure del 2000. Ragazzi, questo è un altro calcio, ci sono altri calciatori, con tutto il rispetto per l'Avellino e per tutte le altre società, ma si gioca in maniera diversa. Prima ne parlavamo con Gigi Molino, il calcio di Serie C era molto più, come dire, tecnicamente elevato, ma c'era anche forse più agonismo, c'era più voglia di combattere su ogni pallone. Noi l'abbiamo vista le partite dell'Avellino in Serie C, ragazzi, abbiamo visto calciatori che, non disprezzando quello che c'è oggi, ma era proprio un altro calcio, un altro spirito, c'erano i tifosi, non come quest'anno in metà stagione che col Covid purtroppo sono costretti a restare a casa. Diciamo che si dice tante volte col Covid siamo tutti in una bolla, signori, anche il calcio è finito in una bolla. Ci sono degli investimenti, ci sono squadre costruite, poi ci sono campionati che, vedi, a volte non si riescono nemmeno a seguire, fra recuperi, anticipi, posticipi, calciatori che saltano per colpa del Covid. Insomma, questo è un campionato completamente anomalo ed è difficile per tutte le società portarlo a termine ottenendo un grande risultato.
Ecco, Gigi, ti chiedo, non ti chiedo di commentarle le parole di Giovanni D'Agostino, perché tu qua oggi sei anche in veste dell'allenatore che ieri era sulla panchina, quindi sono cose interne, immaginiamo. Solo ci puoi dire, a testimonianza, si è fatto sentire Giovanni D'Agostino anche negli spogliatoi, ci puoi dire questo? Sì, vabbè, era deluso dalla prestazione, ci aspettavamo mai tutti quanti un pochettino un risultato diverso, però quando si va in campo si cerca sempre di fare il massimo, poi a volte delle cose non ti riescono, delle situazioni, tutti bene o male abbiamo giocato a calcio, anche chi magari a livelli alti, a livelli bassi, però a volte anche in una partita fra amici vuoi entrare per spaccare il mondo, poi magari ti ritrovi il compagno che ti supera e ti fa... Sì, ma questa è una spigliata a fin di bene, non è assolutamente né una contestazione del pubblico né della società contro i propri tesserati. Cioè, la squadra va sempre in campo per fare il massimo, per onorare la maglia, poi magari non ci riesce, ma non è perché non lo voleva fare, perché ci sono tante dinamiche, dalla televisione a volte non si vede, però io su questi campetti tipo Francavilla ci ho giocato anche una vita, no? Contro, su campetti difficili, devi stare lì attento, sono partite sporche, vai sul fallo, la gomitata, la spinta, poi il Francavilla comunque ha due attaccanti forti, perché ora uno pensa a Francavilla, ma i due attaccanti del Francavilla sono due bei giocatori. Quindi voglio dire, la mentalità deve essere quella di sempre di andare per vincere, però in futuro quando non puoi vincere in questi campetti non devi perdere, perché il punto poi magari a fine campionato può essere anche importante. E proprio ieri c'era un giocatore che stava provando a reagire al vantaggio dei padroni di casa ed era De Francesco. E poi c'è stato l'infortunio del numero 10, uscito, sostituito e via dicendo. Ma c'è stato forse, Gianluca, un prima e un dopo infortunio ieri? Guarda, io semplicemente ti dico che è capitato con il portiere, è capitato con De Francesco. Questo Avellino, quando prova a reagire, magari è anche un po' sfortunato. Io non la voglio buttare sulla sfortuna, però rivediamo il primo gol qui col calciatore che scivola al momento del tiro, insomma, vabbè. È andata così, è una partita storta. Quello che dico e quello che chiedo soprattutto ai tifosi di stare vicino a questo Avellino, perché non serve contestare, non serve essere, come dire, disfattisti. Se l'Avellino va bene, se l'Avellino riesce a recuperare punti, quello che tutti ci auguriamo, e riesce a raggiungere una posizione di alta classifica, si può ancora fare qualcosa in questa stagione, perché vi ripeto, questa è una stagione particolare, anomala per tutte le società. Non è facile raggiungere degli obiettivi, non è facile ottenere dei risultati. C'è una campagna di calciomercato che più in là verrà a venire. Insomma, sicuramente la società si darà da fare, se c'è da fare qualcosa, come io ritengo, posizionare determinate pedine. Però c'è sempre questo Covid che incombe, c'è sempre questa preoccupazione. Insomma, tu puoi prendere anche il migliore calciatore del mondo, cambiare i reparti tra portiere, centrocampo, difesa e attacco. Però c'è questa roulette russa, l'ho definita così, c'è questa preoccupazione sotto il piano psicologico, ragazzi, non è poco. Assolutamente condivido il ragionamento di Gianluca. De Francesco ieri è uscito per infortunio, mister, si teme lo stiramento, un paio di settimane di stop, hai saputo qualcosa dallo staff medico, sappiamo che c'è attesa per l'ecografia, però stava giocando bene ieri, no? Sì, ieri stava facendo una grande partita, ha dato fluidità al gioco, impostava veramente molto molto bene ieri, ma così come tutta la squadra, secondo me il primo tempo ha fatto bene. Poi ha avuto questo brutto infortunio, dispiace perché è un giocatore importante, come lo sono d'altronde tutti. Credo che sì, ha sentito tirare, non mi voglio sbilanciare, però credo che almeno per le prossime partite non credo ce la faccia. Quando sei sotto, Gigi ci insegna che c'è un calciatore che, come dicevi due secondi fa, stava un po' prendendo per mano la squadra, sì. Stava cercando di infondere un po' di coraggio, anche di amministrare un po' il pallone. Quando ti si infortunia un calciatore così, in quel frangente della partita, fuori casa, sotto di un gol, su un campo che era un acquitrino, insomma. Ma poi... guarda che il primo tempo, l'abbiamo visto, l'avete anche visto un po' tutti, il primo tempo l'Avellino ha
dato sempre l'impressione di poter tenere la partita in mano anche sotto. È stata la ripresa che non ha convinto, che ci ha lasciato un po'. Ci arriviamo tra pochissimo, abbiamo pochissimi secondi. Ci sono dei messaggi, tanti messaggi. Parlando di De Francesco, tra i vari messaggi che ci stanno arrivando, adesso cerchiamo un po' di leggerli tutti. Antonio Franco scrive: si è criticato tanto De Francesco, ma quando è uscito per infortunio c'è stato buio assoluto. Dopodiché Patrizio Cammino: squadra senza carattere, senza gioco, lenta e prevedibile, senza idee di gioco, nessuno salta l'uomo sia come terzino che come ala, centrocampo zero, nessuna idea di gioco. Umberto Vietri: buonasera, la cosa da fare immediatamente è dimenticare la debacle di ieri, il mio rammarico è che incontreremo una forte Ternana dopo aver giocato un'altra gara infrasettimanale, e chiede naturalmente a che livello fisico e la rosa, e questo credo che mister lei ci possa rispondere. Contro la Ternana. In generale chiede a che livello fisico è la squadra, alla luce ma la squadra di questi allenamenti. Molti di loro sono post-Covid, di dare anche tempo di recuperare. Allora, il Covid non è un'influenza. Ecco, volevo specificare, chi la prende, no? Non è semplice. Io non auguro a nessuno, però bisogna avere molto rispetto per questa infezione. Chi la prende non è semplice e bisogna dargli il tempo di recuperare. Tra l'altro Gigi, c'è una domanda che ti avrei fatto, però notizie di pochi secondi fa. Domani pomeriggio c'è la conferenza stampa di Mimmo De Simone, quindi ci sembra di capire che andrà lui in panchina contro il BC, anche se ci sarai anche tu ovviamente. Sì, Mimmo si è recuperato, è una buona notizia, quindi lui è più addentrato nel sistema della prima squadra, quindi conosce meglio tutto il mister, tutte le situazioni, quindi sì, già lo sapevamo che era negativo, questa è una bella notizia. Prima di andare in pausa, vogliamo vedere una foto che ha pubblicato oggi Francesco Forte. Tra l'altro speriamo di riaverlo presto, non dovrebbe esserci contro la Ternana, perché ovviamente ci sono state delle critiche anche sul gruppo qualche giorno fa. I cavalli vincenti si vedono alla fine, siamo un sol corpo, un sol spirito. Leonardo, questo è un bel messaggio da parte di Forte. Sì, specialmente un messaggio che arriva da un calciatore che in questo momento sta seguendo i suoi compagni da lontano, non può dare il suo contributo in campo. E torniamo anche a quello che diceva lei mister, il fatto del gruppo, anche quando un elemento come Forte, che probabilmente è uno anche dei leader della difesa, riesce a mandare determinati messaggi di vicinanza alla squadra e di compattezza per tutto l'ambiente, è un segnale importante. No, ma è un bel gruppo, ti dico la verità, un bel gruppo di bravi ragazzi che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di fare il massimo per questa maglia. Peccato, lui comunque sta recuperando, io credo che... Forse con Bari e Vibonese, le ultime due dell'anno? Non lo so, però lo vedo che si sta allenando, quindi sì, il fatto che ha ripreso ad allenarsi è molto positivo il fatto che si stia allenando. Questi sono i messaggi, vedi, sui social, che fa piacere vedere, tra l'altro, perché da una parte lo stesso messaggio di D'Agostino, che ha strigliato un po' la squadra, secondo me ci voleva, come ci vuole il messaggio di Forte, che chiede a tutti di riunirsi, insomma dice andiamo avanti, alla fine tireremo le somme. Lo stesso del tifoso Umberto Vietri, che è lo stesso anche di Maniero, che abbraccia Braglia a Potenza. Lo stesso di Maniero, insomma, sono messaggi che servono a cementare un gruppo, e in un campionato così lungo e così difficile, come diceva Gigi Molino, il gruppo riesce a ottenere anche risultati quando c'è qualche difficoltà. E magari tornare a quell'armonia che abbiamo visto nelle prime partite. Ma più che armonia, guarda, ti dico che all'inizio l'Avellino sembrava girasse a mille, poi dopo c'è stato un calo, c'è stato qualche errore, ci sono state partite che sono andate storte, è normale che anche psicologicamente ci sia, come dire, un po' di appannamento. Adesso dobbiamo tornare a vedere l'Avellino che girava a mille all'inizio campionato. Però dobbiamo dare fiducia a questi ragazzi. Se li bastoniamo e se gli diciamo ragazzi il calcio non fa per voi, oppure avete giocato tutti quanti come schiappe, può capitare una partita, però dobbiamo stare vicini a questi ragazzi, perché se non lo facciamo noi, chi li può sostenere? Noi dobbiamo assolutamente fermarci, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo per la seconda parte di Contatto Sport. Inutile dirvi che ci saranno davvero tantissimi contributi, collegamenti Skype, insomma tra pochissimo. Immagino che stanno aspettando tutti i voti e le pagelle della partita di ieri, ma prima spot break.
Continuano le promo al centro stampa De Cunzo. Insegne luminose a partire da 99 euro. Zerbini personalizzati a partire da 89 euro. Roll up a partire da 49 euro. Centro stampa De Cunzo. Una garanzia per la stampa digitale. Un mondo di idee, qualità e convenienza. Centro stampa De Cunzo. In via Volpe ad Avellino. Chiama per un preventivo ai numeri 0825 36 478 o 335 13 11 249 oppure manda un'email a info@decunzo.it. C'è una strana attenzione che si taglia con un coltello in attesa delle pagelle del nostro Pellegrino Marciano, delle quali abbiamo già iniziato a discutere nel corso Mi date sempre torto. Della pubblicità. A questo punto vediamole, in modo che vedo Gigi già è pronto, Gianluca ha già affilato i coltelli, vediamole. L'Avellino perde in casa della Virtus Francavilla 1-0, queste le pagelle dei lupi. Leoni, voto 6, a poche ore dal match viene buttato nella mischia, già mentalmente non è facile. Gioca una gara sicura, senza particolari rischi, non può nulla sulla rete di Vasquez. Luigi Silvestri, 5,5, rendimento altalenante nel corso del match dopo le due giornate di squalifica scontate. Ci si aspettava col suo rientro un Avellino più sicuro in difesa e invece qualche defaianza c'è stata. Miceli, 5,5, l'Avellino parte sempre da lui. È il regista della formazione biancoverde, ha tanta personalità nel richiamare i compagni di squadra all'ordine, ma si fa scappare via Vasquez sul calcio di rigore. Rocchi, 4,5, in netta difficoltà contro gli uomini offensivi della Virtus Francavilla che gli vanno via a più riprese. Disattento in occasione del gol, Molino cambia lato nella ripresa, ma poi viene addirittura sostituito. Senza voto Rizzo, è entrato al 33esimo del secondo tempo. Ciancio, 5,5, prova piuttosto anonima del 33enne difensore che finisce la partita da centrale. Nel primo tempo spinge di più che nella ripresa, dove spesso è in ritardo a dettare il passaggio. Aloi, voto 6, pochi allenamenti nelle gambe e tanto cuore come sempre. Quando ha lui il pallone può succedere sempre qualcosa di pericoloso. Cala giustamente alla distanza, ma è uno dei pochi a salvarsi. De Francesco, voto 6, un buon inizio per il 10 biancoverde che aveva preso praticamente in mano il centrocampo dei lupi. L'infortunio lo costringe ad uscire alla fine del primo tempo, zoppicante. Marco Silvestri, voto 5, il suo ingresso non dà e non toglie, una conclusione a lato ma nulla di particolare, la sua condizione fisica non è delle migliori. D'Angelo, 5,5, l'unica vera parata Crispino la fa sul suo destro velenoso, dopo il Covid non è ancora tornato il D'Angelo di sempre, va in affanno nella ripresa e viene sostituito. Bernardotto, voto 5, pochissimi palloni toccati da qualche sportellata, ma niente di più. Tito, 5,5, pochi cross invitanti ai quali ci aveva ben abituati, lo stesso discorso valevole per D'Angelo, forse paga ancora lo scotto del Covid, la sua condizione atletica non sembra delle migliori e si vede. Burgio, 5, nel secondo tempo tutto l'Avellino è brutto e il suo ingresso, se non per qualche tentativo di sfondare sulla sinistra, è inconsistente. Santaniello, 4,5, altra prova in colore, siamo costretti a confermare l'insufficienza della settimana scorsa, dopo il match con la Paganese è praticamente sparito, momento forse difficile anche a livello mentale. Fella, voto 5, dopo la prova da mezzala contro il Catania e l'insufficienza contro il Potenza lo rivediamo fare molto poco anche a Francavilla, schierato lontano dalla porta perde le sue qualità da goleador. Maniero, voto 6, nel primo tempo è tra i migliori, subisce tanti falli, fa salire la squadra e smista palloni sugli esterni cercando anche il dialogo con Santaniello, al momento è l'uomo più in forma dell'Avellino. Insomma, i voti oscillano perfette. Tra il 4,5 e il 6. No, e io direi che il migliore è stato Rizzo, se non sbaglio, con il senza voto. Quindi sei stato molto, così, molto buono. Mister, avrebbe dato qualche mezzo voto in più a qualcuno? No, non sono d'accordo, sono troppo bassi. Perché l'Avellino nel primo tempo sì, è andata sotto, però ha fatto un ottimo primo tempo, secondo me. Ha fatto un buon primo tempo, ecco. Gianluca? No, io ne parlavo col collega Dario De Simone proprio ieri sera, ci sentiamo spesso di sera, il collega che è a Milano ma ci sta seguendo, lo so, in diretta su Facebook, quindi ne approfitto per salutarlo, lo stimo, lo rispetto. Lo salutiamo tutti, certo. Tra i colleghi che capiscono di calcio, che è una cosa che qualcuno deve imparare, deve studiare molto, avere esperienze e poi iniziare a parlare. Ti contesto tutti i voti. Semplicemente. Te lo dico subito. Quindi era riferito a lui questo? No, no, soprattutto a Pellegrino. Te li contesto perché tu devi sapere che su Facebook e su altri social ci sono una marea di allenatori disoccupati. Allora, questi allenatori poi scrivono. Per esempio hai dato 6 all'attaccante, no? A Maniero. Maniero. Io gli metterei un 4 perché per questi allenatori doveva segnare 3 gol ieri, no? Solo perché è Maniero.
Allora, ci sono questi allenatori che digitano sulla tastiera oppure su qualche sito e ti chiedono la testa dell'allenatore, la testa del presidente, la testa di Maniero. Ma vi rendete conto che i social sono fatti per giocare, per divertirsi o per dire qualcosa di serio? Poi i voti facciamoli dare a chi segue il calcio tutti i giorni, come Pellegrino, come tanti altri. Ognuno è libero di farlo, figuratevi, siamo in democrazia. Però un pizzico di esperienza e un pizzico di conoscenza del mestiere dovete averlo. Allora, questi erano i voti in casa Avellino. Sicuramente chi ha meritato ieri, i voti saranno più alti a Francavilla Fontana, meritato insomma la Virtus Francavilla di portare a casa 3 punti. E commentiamo la gara di ieri con il direttore sportivo della Virtus Francavilla, Mariano Fernandez, che abbiamo in collegamento Skype. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Allora, direttore, ieri una vittoria molto importante per la Virtus Francavilla, l'abbiamo vista esultare tantissimo insieme ovviamente a tutto il vostro team. Che gara è stata? Insomma, ce la può commentare anche lei? In studio abbiamo Gigi Molino che ieri ha allenato l'Avellino. Sì, buonasera a tutti, buonasera mister. È stata una partita, sappiamo che era una partita difficile contro una squadra importante. Credo che i ragazzi l'hanno interpretata al meglio e siamo stati anche bravi a sbloccarla subito. Credo che dopo 20-25 minuti l'Avellino comunque ha preso più campo e ha iniziato a avere più il possesso palla, ci ha creato delle difficoltà. Siamo stati bravi anche a soffrire, poi nel secondo tempo credo che è stata equilibrata la partita, abbiamo avuto anche 2 o 3 occasioni per poter raddoppiare nel primo tempo, anche un gol annullato a Perez per un fuorigioco un po' dubbio, però credo che abbiamo fatto una grande partita contro una squadra importante e quindi ci voleva una partita così, concentrati, cercando di non commettere errori perché hanno giocatori importanti che li puoi pagare caro, quindi siamo contenti della vittoria perché avevamo bisogno di fare una vittoria così del genere, perché prima abbiamo fatto delle prestazioni importanti, magari abbiamo raccolto meno di quello che meritavano i ragazzi, quindi siamo contenti per la vittoria che è arrivata contro una grande squadra. Ecco, direttore, un parere sull'Avellino che aveva cominciato benissimo, che per gli addetti ai lavori ovviamente è una squadra di prima fascia. Secondo lei dove può arrivare, insomma, guardandola dal vivo e dando uno sguardo anche alla rosa? Sicuramente l'Avellino, come ho detto prima, è una rosa di qualità, ha uno staff tecnico esperto che lavora molto bene, quindi questo è un campionato un po' anomalo per tutte le difficoltà che possiamo avere giorno dopo giorno e dobbiamo affrontare. L'Avellino anche in ritiro ha avuto anche questa problematica di un positivo e quindi sono situazioni che abbiamo vissuto anche noi in passato e che purtroppo sicuramente vanno a condizionare, però credo che ieri siamo stati bravi a vincere una partita complicata, però credo che è stata meritata. E sono sicuro che l'Avellino con la società che ha, con la squadra e la rosa che ha a disposizione e con il lavoro che farà il mister Braglia con il suo staff se la giocherà fino alla fine per i primi posti, perché è chiaro che una piazza del genere, una società del genere e con una rosa così se la deve giocare sicuramente sarà così. Direttore, buonasera. Una domanda in riferimento un po' agli attaccanti, perché anche qui ad Avellino le punte sono un po' sotto pressione, naturalmente ci si aspetta sempre che facciano il loro dovere, che lo facciano in ogni partita. Anche a Francavilla c'è un po' di pressione su un calciatore, stiamo parlando di Perez, che ieri prima aveva trovato la rete e gliel'hanno annullata, poi ha sbagliato il calcio di rigore. Chiedo anche a lei, da ex calciatore, in che modo si riesce a motivare un attaccante per far sì che possa togliersi questo mostro dalla testa di dover segnare a tutti i costi, che poi finisce anche un po' per risentire un po' tutta la squadra. Guardi, Leo è un giocatore importante per noi.
L'ho preso l'anno scorso e quando magari aveva poco spazio a Cosenza, è arrivato ed è un ragazzo che ha un carattere forte, un ragazzo che ha personalità, è un giocatore importante dentro la squadra, quindi sono momenti, devi stare tranquillo, continuare a lavorare, continuare a dare quello che ha fatto ieri, perché ieri nonostante il rigore sbagliato e magari quel gol annullato ha avuto qualche occasione che poteva sfruttare meglio, però ha fatto una grande partita di qualità e sacrificio, quindi è quello che io pretendo di lui, alla massima fiducia nostra, a inizio di stagione sia con lui che con Basket ho dovuto fare un lavoro importante e anche grazie alla volontà di loro di rimanere con noi, perché l'anno scorso e sicuramente anche quest'anno era una coppia d'attacco importante, sono giocatori che comunque hanno attirato anche l'attenzione di squadre importanti di vertice e quindi siamo contenti che stanno qua. Leo deve continuare a lavorare, i gol arriveranno. Dell'Avellino, di Vasquez se ne è parlato in estate, ce lo può confermare? No, io non ho avuto nessun contatto con il direttore dell'Avellino, con nessun dirigente loro. Gianluca, volevi... Buonasera, sono Gianluca Matucci. Una domanda rapida, non fuori contesto, mi consenta. Lei è arrivato in Italia 17 anni fa, 2003-2004, con il Torino in Serie B, quindi lei ha assaggiato il calcio che conta sicuramente. Poi ha militato in altre squadre. Fino a 6 anni fa lei era un calciatore, calcava i campi col Matera. Non è mai successo a nessuno di noi di vivere una situazione come quella odierna, quella legata purtroppo al Covid. Non le chiedo della sua squadra e dell'Avellino, ma le chiedo da uomo, da calciatore, da dirigente, come sta vivendo questo momento in questo campionato di Serie C? È un momento complicato, anche perché nessuno di noi lo ha vissuto prima. Quindi cerchiamo di vivere la giornata e, come ho detto prima, di affrontare le problematiche. È chiaro che ci sono delle preoccupazioni per la salute nostra, di chi sta vicino a noi, delle nostre famiglie. E noi dirigenti, anche la squadra, sta facendo una vita di sacrificio, perché è chiaro che non ti puoi spostare, non puoi stare neanche in contatto all'esterno e quindi richiede casa, ufficio, ufficio, casa. Quindi è una situazione complicatissima sia a livello economico, perché anche le società stanno facendo degli sforzi economici importanti, sia anche a livello personale. Dobbiamo fare questo sacrificio, perché dobbiamo cercare di portare avanti questo campionato, dobbiamo cercare di fare al meglio nostro lavoro, ognuno ha il suo ruolo e dobbiamo certamente rispettare quello che sono gli obiettivi prefissati prima del campionato, perché tutti quanti noi abbiamo preso degli impegni e gli impegni vanno rispettati, quindi nonostante tutte le problematiche, con tutte le nostre forze dobbiamo andare avanti per raggiungere i nostri obiettivi prefissati inizio del campionato e portare al termine questo campionato. Perfetto, grazie mille al direttore sportivo della Virtus Francavilla Mariano Fernandez per essere stato con noi. Grazie mille direttore, in bocca al lupo per il proseguo del campionato della Virtus. Grazie ancora. Grazie Crepi, un lupo anche a voi. Grazie. Viva il lupo. Noi andiamo avanti perché sono davvero tanti messaggi e voglio accontentare un po' tutti. Carmine Cocchia scrive: un campionato falsato, giocare in queste condizioni non è facile, troppe critiche inutili, bisogna... E non ho capito l'ultima parola, mi perdonerà Carmine Cocchia. Donato Castagno: buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione, forza lupi da San Gerardo Maiella di Caposele, lo salutiamo. Antonio D'Amato: buonasera, vorrei ricordare al mister la squadra di 24 calciatori con tanti doppioni.
palloni con ruoli mancanti, vedi difensori rapidi, centrocampisti rapidi che saltano l'uomo, che dettino i tempi a centrocampo. Io sono d'accordo che il campionato è falsato, scrive Antonio Della Cerra, e poi non danno mai rigori all'Avellino, gli arbitri non sono all'altezza, non ci sono scuse per quanto riguarda la squadra. Poi Rocco Cooper Pepe scrive: buonasera ragazzi, siamo calmi, il nostro obiettivo è arrivare tra le prime, ci riusciremo, forza lupi. Gerardo Mariano, anomalo come il tecnico dell'Avellino abbia una squadra senza gioco e senza anima. Gigi, si può anche perdere, scrive Giovanni Mancino a mister Molino, ma non vedo come i giocatori diano l'anima in campo. Smettetela di cercare false giustificazioni, l'Avellino non ha gioco, stop, il resto sono solo chiacchiere. Poi ci sono tanti complimenti anche per la nostra Alessandra da parte dei nostri telespettatori, poi casomai Ale dopo li vai a leggere. Vabbè, li ringrazio intanto, no? Poi c'era un messaggio che stavo cercando perché ci dava un assist di un tifoso che ci diceva, chiedeva proprio a Gianluca di rivedere il primo gol della Virtus Francavilla per far capire esattamente quello che si è visto in campo. E a questo punto, tac, e lo vediamo con il match analyst. Con il match analyst, ragazzi, siamo pronti. Lo vedo sempre pronto sul pezzo. Pagella e match analyst. Sono i cavalli di battaglia, diciamo, del mio contatto sport. Seguiamo l'occasione del gol, anticipare l'avversario, quantomeno disturbarlo, qui da parte di Rocchi su Vasquez, perché adesso va a scambiare con Perez. Ecco qua, questo rimpallo favorisce Perez, era importante non perdere la marcatura, ma vediamo che Rocchi sta inseguendo Perez, che si invola verso l'area di rigore e ci entrerà ovviamente il numero 10, Nardo Perez, che andrà adesso al cross. Non girarsi e dare spalla al pallone, che è quello che fa Miceli, che tocca anche la palla con la mano, ma il braccio è attaccato al corpo, quindi non è calcio di rigore. Essere più decisi nel recuperare la palla e non dare le spalle al pallone girandosi. Questa volta lo fa Rocchi, che viene saltato da Federico Vasquez, che col sinistro la insacca. Fare già qui fallo se non si riesce a recuperare palla, meglio una punizione che un rigore. Qui Miceli stende dopo, ecco, tentare di andare in scivolata sul pallone. Il portiere deve essere maggiormente reattivo ed uscire prima per chiudere lo spazio di tiro. Invece Miceli mette giù sempre il solito Vasquez, e c'è anche il calcio di rigore, la munizione, e poi Perez, che è la bestia nera dell'Avellino, sbaglia il calcio di rigore tirando altissimo e si è rimasti sull'1-0. Hai trovato il messaggio? Questo è il match analyst. Signora, che non sei d'accordo, ovviamente. Vabbè, è evidente che Rocchi gli errori li abbia fatti, sì. Come è evidente che Miceli doveva evitare di stendere il calciatore, ma il calcio è questo: se non si sbaglia, non si segna, oppure se il difensore non perde l'uomo. Purtroppo ci sono stati degli errori, e a Gigi, a Mimmo e al tecnico, a Braia, il compito e il lavoro di lavorare così, di lavorare su questi ragazzi. Un gol nel movimento dei difensori è fatto bene, solo ha sbagliato un po' la postura Rocchi nel contrastare l'avversario, nel movimento esce Miceli e Rocchi prende il suo posto, erano posizionati bene, sbagliato un po' la postura nel contrastare l'attaccante. C'è stata un anche po' di... Anche sfortunato l'Avellino con rimpallo sul braccio di Miceli, è rimasta lì a Vasquez, insomma, ha avuto vita facile nell'area dell'Avellino. A proposito di fortuna, sì. Vincenzo Zullo scrive: ragazzi, parliamoci chiaro, non abbiamo fortuna. De Francesco iniziava a girare e quindi ad orchestrare il resto, potevamo fare bene, però poi si è infortunato. Ieri chi prima segnava vinceva, visto quello che si è scatenato sul campo. Manca qualcosa di sicuro, però quanti catastrofismi. Siamo vicino ai ragazzi in questo momento difficile, facciamo lavorare chi di mestiere. Un saluto a tutti voi, salutiamo Vincenzo Zullo. E ci saluta anche Dario De Simone, che come detto ci stava seguendo. Scrive: un abbraccio a te Gianluca e a tutti voi. PS, Pellegrino 6 anni fa non era così cattivo con i voti, però gioca così bene a pallone che può permetterselo. Io calerei un velo. Viene fuori sempre questa storia di Pellegrino sempre. Gioca bene al bomber, pallone. Bomber Marciano. Bomber ci sarà Marciano. Un motivo. Ci sarà un motivo. La Marcord velocissimo, permettimi soltanto una cosa perché è molto importante per le persone che ci seguono da Avellino e anche dalla provincia. Visto che siamo a Prima TV Telenostra, e io quando ero bambino sono stato ospite per la prima volta di una trasmissione di Telenostra condotta dall'allora direttore Pasquale Grasso, ospite in studio tra i calciatori dell'Avellino c'era Franco Colomba, pensa di quanti anni fa ti sto parlando, e c'erano tanti tecnici come i vostri che si aggirano qui nelle... E tra questi ricordo Carmine Montefusco, Lello Pierro, e ricordo anche un altro ragazzo, un altro carissimo amico che si chiama Massimo D'Argenio.
Io ne approfitto e consentitevi di perdere 30 secondi della vostra trasmissione per mandare un caloroso, cordiale saluto a Massimo D'Argenio e a tutta la sua famiglia. Massimo sta combattendo e lo salutiamo tutti i giorni sui social. Ecco, vedi quando i social servono non per sparare cazzate, ma per parlare di cose serie. In questo caso parliamo di Covid. Massimo, non mollare. Lo dico io, lo diciamo tutti perché ti vogliamo bene e te lo dico anche da questa trasmissione in diretta. Certo, mandiamo un abbraccio. Tra l'altro ci uniamo sì. Naturalmente al... Tra l'altro io ho giocato a calcetto sia con te che con Gianluca che anche con Gigi Bonino. Dai, quindi abbiamo condiviso il campo, anche se quello piccolino. Allora, introduciamo un altro argomento. Beh, no? Chiudiamo la pagina Virtus Francavilla. Parliamo di un'altra pugliese. Il Bisceglie. Eh sì. E lo facciamo con quest'altro titolo partorito dopo la notte, dopo il viaggio di ritorno da Francavilla Fontana. Bisceglie uguale riscatto punto esclamativo. Sì, esatto, io tra Bisceglie e riscatto ci leggo una sola parola. Riscatto. Uguale. Riscatto. Ah, per me Bisceglie vuol dire riscatto, non vuol dire. Chiaro, sì, titolo. C'è anche il punto esclamativo, non so se lo vedi. No, l'ho detto. Sì. Bisceglie che dicono di non di questo titolo ma della partita con l'Avellino secondo tra pochissimo me. Ci arriviamo tra pochissimo ci arriviamo. Perfetto. Andremo proprio in casa Bisceglie per capire che aria tira dopo le 7 giornate di squalifica a Giovanni Bucaro. Che cosa sarà mai passato per la testa a mister Bucaro, che di solito è sempre così corretto. Però c'è da dire che il volto del mister mi rassicura abbastanza. È vero? Sì. Vero, mister, ci stai rassicurando? Sì, abbastanza. Non c'è l'espressione sotto la mascherina, però, quindi non stare troppo. Però dagli occhi già si intravede qualcosa. Vabbè, mister, indubbiamente deve significare riscatto la partita di mercoledì. No, vabbè, sicuramente i calciatori sanno che non si possono sbagliare due partite di fila. Gianluca? Assolutamente, ragazzi, è ovvio che si deve cercare di fare il massimo e di prendere e ottenere questi 3 punti. Ovviamente, in tal caso sarebbe una vittoria che avrebbe un doppio valore, non soltanto per la classifica, ma anche motivazionale, perché è il momento che l'Avellino, come ti dicevo, con una strigliata, con massima concentrazione e con la forza del gruppo, riesca a raggiungere di nuovo i 3 punti. Vediamola alla classifica, vedi subito i tecnici dalla regia la mettono in sovrimpressione. Io su questa mi permetterei di chiedere un commento a Gigi Molino e di chiedergli, come si fa spesso nelle trasmissioni sportive, per questo Avellino qualche punto in più o la posizione legittima agli sforzi fatti finora? Ma se noi dobbiamo valutare anche le due partite in meno di recupero, se tu mi scegli Monopoli, quindi le partite di recupero, se tu ipoteticamente ci metti due vittorie, arrivi a 24 e ti posizioni a un punto dal Teramo. Sicuramente è una posizione buona, calcolando anche che tu hai già riposato e l'altra avanti no. Quindi però bisogna sempre far meglio, non si deve guardare quello, diciamo, questa classifica, però quello che poteva essere. Io credo che l'Avellino debba sempre ambire a fare qualcosa in più. Diciamo che si riparte da zero per l'Avellino, possiamo dirlo. Da adesso c'è un restart, un rebirth, una rinascita, una nuova partenza per cercare di fare un filotto di risultati positivi. Sì, ma l'obiettivo deve essere quello di sfruttare al massimo queste 3 partite in casa, sperando che non ci siano altri casi Covid e che piano piano si ristabilisca tutta la squadra in piena forma post-Covid. Magari nel frattempo anche chi è appena rientrato dal Covid riesce a riacquistare uno smalto, come precedentemente, diciamo. Sì, ci vuole un po' di tempo, perché post-Covid hai bisogno di una settimana. Infatti aveva detto che è un po' difficile anche il reinserimento. Sì, per riattivarti fisicamente, sì, hai bisogno almeno di una settimana. Quindi ci auspichiamo e ci auguriamo che non ci siano più casi e che lascino stare un po' in pace l'Avellino. Ah sì, Aloy ad esempio quanti allenamenti aveva nelle gambe? Noi aveva 2 allenamenti, quindi tante cose non si possono dire, però quando hai 2 allenamenti è normale che il ragazzo già ha dato, secondo me, già oltre quello che poteva dare con 2 allenamenti. Sbaglio se dico, parlando sempre dal punto di vista fisico dell'Avellino, quindi nessun mistero, diciamo, che i vari Sonny D'Angelo, Tito, Rizzo, Rocchi forse stanno pagando ancora quella poca brillantezza dettata proprio dal...
dai 10 giorni di stop forzato a causa Covid. E certo, tu quando sei forzato dal Covid magari la prima partita anche hai una situazione motivazionale che ti spinge anche a fare delle belle prestazioni, però dopo lo paghi fisicamente, questo è normale. È tutto sballato psicologicamente e fisicamente, anche con gli allenamenti. All'improvviso ti trovi un caso Covid e si deve cambiare tutto. È così. Gianluca, così, meno male così. Che parlavamo già qualche puntata fa che Braia ha comunque a disposizione due squadre, nel senso che la rosa è abbastanza ampia. Quindi, malgrado infortuni e casi Covid, si è barcamenato abbastanza bene. Ci vuole concentrazione da parte di ogni singolo elemento. Dobbiamo fermare, lo so sì, che tu continueresti ad oltranza, ma abbiamo degli obblighi pubblicitari da dover necessariamente rispettare, quindi se vuoi la puoi lanciare la pubblicità, se vuoi. Pubblicità, bravo. Abbiamo analizzato la partita di ieri con la Virtus Francavilla, ma prima di parlare della prossima gara, spot break. Orientamento e tutoraggio universitario, corsi di inglese e di informatica, tutoraggio didattico per le scuole secondarie di secondo grado, preparazione ai concorsi nazionali, Uniform, in presenza e a distanza, è al tuo fianco nella formazione con personale autorizzato e certificato. Uniform, segreteria e sede di esame dell'Università Telematica Pegaso e Universitas Mercatorum, è centro autorizzato per l'erogazione delle certificazioni di informatica EIPAS. Scopri tutti i corsi di laurea e post laurea e impegna al meglio il tuo tempo. Investi nella tua formazione. Uniform, il partner per un futuro di successo. Per informazioni e contatti, telefono 0825 73 842, 329 74 90 729, email info@formazioneuniform.it, www.formazioneuniform.it. Uniform SRL, via dei due Principati 143, Avellino. E allora, pronti per tuffarci in quello che sarà il prossimo match? L'Avellino giocherà al Partenio Lombardi mercoledì ore 15 contro il Bisceglie, in quello che sarà un recupero finalmente dopo due rinvii. Allora andiamo in casa Bisceglie, abbiamo in collegamento Skype un dirigente dei Nerazzurri che è Gianni Casella. Buonasera. Salve, buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora finalmente si gioca questa partita, si giocherà senza mister Bucaro che insomma sarà squalificato, è squalificato per sette turni. Come ci arriva il Bisceglie, se ci può dire qualcosina, insomma se ci può svelare qualche segreto? No, non ho capito la domanda, mi scusi perché l'ho persa per un momento. Come arriva il Bisceglie alla sfida di mercoledì al Partenio Lombardi? Ma come arriva in tutte le partite che stiamo disputando, seppur con grande difficoltà, perché come tutti voi sapete stiamo facendo tre partite ogni settimana, però ad onor del vero credo che c'è massima concentrazione, massima professionalità, piedi per terra e pedalare. Dobbiamo accettare, seppur con tanta dovizia di particolari, quello che ci viene imposto. Non dimentichiamo che 10 giorni fa noi avevamo 18 calciatori soggetti a Covid e quindi abbiamo dovuto riprendere a giocare nonostante queste grandi difficoltà, con tanti calciatori che non avevano nemmeno un giorno di allenamento e con tre partite a settimana. Però calcio è anche questo, e quindi dobbiamo rispettare le norme, rispettare le regole e far sì che lo show continui, no? Seppur con grandi difficoltà. Diamo merito comunque a tutte le squadre presenti in questo campionato, come nelle massime categorie, visto che le categorie inferiori si sono fermate, che riescono nonostante tutto a dar la possibilità a tanti tifosi di guardare almeno in TV queste partite, seppur visibili, molte volte non visibili. Ecco, le chiedo. E invece come state? Abbastanza bene, diciamo. Lo possiamo chiedere a Gigi Molino che abbiamo in studio. Comunque io le volevo chiedere, insomma, come è visto l'Avellino dalle parti di Bisceglie dopo un ottimo inizio dei biancoverdi e poi insomma qualche sconfitta di troppo nelle ultime cinque giornate. È temuto l'Avellino? Ma io credo che l'Avellino ha delle condizioni
tecniche, oltre che individuali, oltre che di staff, oltre che di società, di gran rilievo. Quindi di pieno rispetto, di piena considerazione. E penso e credo che una squadra che sicuramente cercherà per arrivare ai primi posti e giocarsela fino in fondo, ha tutte le qualità per alzare un po' la china ed essere quello che la storia ha rappresentato. E quindi da parte nostra c'è il massimo rispetto, ma come diceva qualcuno, rispetto per tutti, paura per nessuno, diciamo. Poi il campo, come si sa, comanda gli eventi e soprattutto il risultato finale. L'Avellino per noi è una squadra di grande considerazione e di pieno rispetto. Casella, buonasera. Volevo chiederle come avete preso la squalifica di 7 turni inflitta a mister Bucaro? Ma intanto la società ha fatto subito attorno a sé, o meglio, attorno al mister, una sorta di, diciamo, di azione. Noi sicuramente ci avvarremo della consulenza legale dell'avvocato di Cinto per poter in un certo qual modo risalire un po' agli eventi che si sono sui social che su altro. Ma io prima di esprimermi chiaramente desidererei vedere un po' le condizioni e l'esito a seguito del ricorso che la società sta attraverso, ripeto, l'avvocato di Cinto perpetrando per risalire un po' ai fatti e chiedere giustizia non soltanto ma anche nei contenuti. Certo che non è una bella cosa avere un mister che purtroppo viene espulso per 7 giornate. Viva Dio, dall'altra parte questo dirigente o tale dirigente sembra abbia avuto una a febbraio, fino al 3 febbraio, però aspettiamo gli esiti del ricorso e poi si valuterà il da farsi. Fatto sta che comunque la società si è stretta attorno al mister e ha dato piena fiducia di continuità e di operatività. Dunque, Giovanni Bucaro non tornerà al Partenone Lombardi. Grazie, grazie mille a Giovanni Casella per essere stato con noi. Grazie ovviamente anche all'ufficio stampa del Bisceglie che ha permesso il collegamento questa sera. Gigi Morino, tu Bucaro immagino lo conosci bene, Giovanni Bucaro. Grazie mille Casella. Grazie a voi e in bocca al lupo e vinca il migliore. Grazie. Viva il lupo, sempre. Dicevamo, Gigi Morino, conosci bene Bucaro? Abbiamo giocato insieme, lo conosco. Ti spiace che ha preso 7 giornate, dico la verità, perché è una persona per bene. Volte si confondono un po' i gesti, credo che lui aveva accennato un qualcosina a un avversario. 7 giornate sono assai. Però credo che lui sia stato tratto in inganno da questo fallo, vedi? Magari lui pensava che l'avessero preso, invece il suo giocatore non ha subito, secondo Penso me, che per né questo gesto gomitate qui, né per niente. questo Qui, gesto che gli è costato sì, 7 giornate. L'intenzionalità forse. però un allenatore non lo deve fare. Leggiamo ancora qualche messaggio. Francesco Ferretti di Martino scrive: Forza lupi da Lioni, ma chiudiamo questa farsa di campionato. Non serve più a nulla continuare o sperare in che Avellino anno 2020 non ha partecipato al campionato. Vorrei fare una domanda a Molino, scrive Luciano Crescitelli. Visto che ha detto che leader ci sono, ha vinto nel 2003 qui e nel 2005 ci ha visto vincere. Questa squadra a quanti punti arriverebbe da quelle due rose? Dalla rosa di Gigi Molino del 2003 e dall'Avellino del 2005. Vuole fare un po' di un paragone tra le rose. Entrambi forti, entrambi squadre veramente di grande livello per la Serie C. Credo che si equivalgano, dico la verità. Forse a livello caratteriale, lo aggiungo io, il tuo Avellino è quello del 2006-2007, insomma, con quello che ha vinto contro il Napoli aveva qualcosina in più. Sì, a livello caratteriale sì. Nico Milani scrive: Posso aggiungere i miei personali saluti a Massimo D'Argenio? Forza non mollare, un saluto a tutti voi e a Gianluca in regia.
in particolare, un bel gruppo, meglio portarli a Montevergine a piedi, cosa che tra l'altro in settimana. È stata fatta da Andrea Enrico, come abbiamo testimoniato con la fotografia. Abbiamo anche scherzato sul titolo, abbiamo detto Enrico si affida a Mamma Schiavona, Gigi Molino, Mister Braglia, Salvatore Di Somma, ne parlano un gran bene di Enrico, che tra l'altro un gran bene lo ha fatto l'anno scorso a Viterbo, è quell'uomo che può dare la soluzione in più, da trequartista, salta l'uomo, va alla conclusione, l'ultimo passaggio può essere un elemento che può far fare il salto di qualità all'Avellino, secondo Sì, te? assolutamente sì, è un giocatore che può dare una grossa mano perché ha cambio passo, quindi è un giocatore che l'Avellino sta aspettando. Speriamo che si recuperi il prima possibile. Credo che questa squadra, scrive Domenico Lombardi, Covid e infortuni permettendo, sia una buona squadra, ma manca di personalità. Mancano quei giocatori come Marra, Biancolino, Moretti, Ametrano, lo stesso Molino, che erano leader fuori e dentro il rettangolo di gioco. Sono fiducioso, il campionato è lungo, non bisogna perdere gli scontri diretti con Bari e Ternana, anche per un fattore psicologico. Poi a gennaio capire, secondo la classifica, se investire in funzione del prossimo anno, se si può provare a dar fastidio realmente alle prime due in classifica. Ternana e Bari. Ternana e Bari. Le prossime due domeniche ci faranno divertire in questo senso, con Ternana e Bari. Speriamo davvero che riusciamo a divertirci, perché ormai sono due squadre che vanno fortissimo. E lo sai chi l'ha sottolineato anche? Alessandra nel suo pezzo dedicato alla Serie C. Vediamo. Ce l'abbiamo, eh? No, ti credo. No, e questo è per creare Mi fido. quella suspense in più. La Ternana e il Bari sono lì, però il pezzo di Alessandra mette Non ancora. quel quid Sta in carburando. più. Aspettiamo Senti, ti sempre. chiedo i pronostici per Ternana e Bari. Ah sì? Sì. Allora dopo te li do volentieri. Però il Il pezzo c'è. pezzo c'è. Non ti credo più adesso. Ah, non c'è. Vedi? Ah, Non ti vedi, credo. vedi Vai che non avanti. c'è. Ok, allora no, andiamo. Però Andiamo col titolo. ce Andiamo col l'abbiamo, il titolo. titolo ce Diamo il l'abbiamo titolo. però. Il Sì, titolo ce l'abbiamo, questo facciamo è vedere. bello secondo me. Questo, se i primi due Eccolo erano, qua. oh Lo leggi tu? qua, no, no, vai, vai. Ternana e Bari. Au Forward. revoir. Punto Questi interrogativo. francesismi così Eh sì, eh buttati. sì. Beh, capirete bene il significato di questo titolo. Che cosa vogliamo dire? Ternana e Bari sono davvero così distanti? Ternana e Bari sono irraggiungibili? Ternana e Bari sono forse non alla portata dell'Avellino? C'è un punto interrogativo grande così, perché comunque siamo all'undicesima giornata per l'Avellino, alla quattordicesima per il resto Per la della. Ternana, ad Per la esempio. Ternana, che le ha giocate praticamente tutte e comunque continua a vincerle tutte. E quindi, come si fa a fermare questa Ternana? Gigi Molino, tu sorridi, lo so, dietro la mascherina, ma. No, ti dico la verità, io non cambierei calciatori con l'Avellino, con il calciatore sia della Ternana che col Bari. Questo è Questo, abbastanza significativo. Perché? La Perché domanda secondo me i successiva è perché. calciatori dell'Avellino sono forti, sono giocatori forti, devono ritrovare un pochettino. Ti ripeto, un po' questa situazione post-Covid, però io non cambierei i calciatori dell'Avellino con quelli della Ternana e col Bari. Gianluca, Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana, che tra l'altro mi sembra abbia ritrovato Falletti che torna Sì, in anche gruppo, e un questo tifoso ce lo è così, segnalava Falletti questo. che torna in gruppo, ha detto affrontare Braglia è come andare dal dentista, un po' la frase che disse Klopp sull'Atalanta, se non erro. Cristiano Lucarelli, da ex calciatore, conosce bene Braglia allenatore, quindi sa che sicuramente la squadra di Braglia contro la Ternana non scenderà in campo remissiva. E in quel caso dovrà essere una partita da giocare ad armi pari. Non dobbiamo assolutamente focalizzare l'obiettivo sul fatto che la Ternana sia una squadra costruita per vincere o per stracciare questo campionato, oppure che abbia vinto un mare di partite e abbia giocato tutte le partite. Dobbiamo giocare senza paura, come diceva il dirigente del Bisceglie, intelligentemente. Massimo rispetto per l'Avellino, però ce la giochiamo. E la stessa voglia, anzi qualcosa in più, il piglio, la forza, la capacità e soprattutto concentrazione, gruppo e abnegazione. È quello che questa squadra deve mettere in campo. Perché che si chiami Ternana, che si chiama Bari, si chiami Bisceglie, ogni partita ha una storia a sé. E non è detto che l'Avellino non possa vincere anche contro la Ternana, non prendetemi per pazzo. No, Dico semplicemente che ogni partita ha una Ma storia a poi sé, si vive in maniera tra l'altro Gigi differente. Molino ce lo può confermare, le partite contro le grandi si preparano da sole, Si preparano da sole, però io mi concentrerei, dico la sincerità, più su Bisceglie. Assolutamente Certo, sì, certo, un sempre passo alla parlare volta. di Ternana, No, no, un passo vedi alla la saggezza volta. della La domanda nostra. era sulla Ternana, Gigi, quindi dicevo che semplicemente tu non devi pensare che stai sfidando sempre un mostro oppure che sia un Davide contro Golia, perché non è così.
No, ma non è così, passo alla volta. Anche perché non bisogna pensare questo, perché... Eh no, altrimenti si scende in campo in maniera remissiva. Perché tu la mentalità l'acquisti anche battendo queste squadre, ma per me battere la Ternana, eventualmente battere la Ternana, per me deve essere, per il mio modo di pensare, una cosa normale. Non deve essere la partita della vita. Come dicevo, una partita c'è grande da giocare, rispetto di tutte le squadre, come sarà per il Bari lo stesso, ma non deve essere che tu batti il Bari. Se tu batti il Bari deve diventare una cosa normale se si vuole fare un percorso. No, ma tra l'altro a viso aperto, senza partire ovviamente timorosi, perché altrimenti c'è il rischio di venire schiacciati. L'hai vissuto tante volte tu da calciatore. Si deve avere grande rispetto per quello che stanno facendo, perché i numeri parlano chiari, però deve diventare, battere queste squadre, una normalità per l'Avellino. Mister, l'assenza di pubblico, dei tifosi, può essere un elemento positivo magari per le squadre piccole, tra virgolette, che si... approcciano ad una grande piazza, ad esempio come l'Avellino? Le squadre piccole hanno un vantaggio, perché anche quando non c'era il Covid, andavi in certi campetti, trovavi 500-600 spettatori, è come se praticamente giocassi senza pubblico, quindi sotto l'aspetto mentale sono più preparate, sì. Ha più difficoltà le grandi piazze dove c'è stato sempre calore, anche nel momento in cui tu entri in campo, no? Se lo senti il pubblico, questo l'Avellino sicuramente lo paga, una piazza, un pubblico a giocare in casa, l'Avellino lo paga sicuramente di più rispetto a quelle realtà anche tipo Francavilla, no? Dove sono magari abituati a giocare con poche persone. Fa specie come questa squadra, Gianluca, costruita completamente da capo, non abbia ancora avuto l'abbraccio però dei tifosi biancoverdi. È una cosa che praticamente non è mai avvenuta. Ma tu consideri una piazza grande come quella di Bari, per fare un esempio, soltanto pensare che il Bari sia in Serie C, oppure una piazza con una tifoseria importante come quella dell'Avellino è ancora in Serie C, sono quelle situazioni illogiche del calcio, in base al bacino, in base alla storia, in base al blasone, che poi ti fanno ripiombare a giocare in terza serie su campetti, con tutto il rispetto, che anche come impianto sportivo non hanno nulla a che vedere un po' con quello dell'Avellino, quello del Bari e tante altre. È normale che l'Avellino abbia risentito della mancanza, l'Avellino intesa come calciatori presi singolarmente, abbia risentito della mancanza dell'affetto del proprio pubblico, perché per tantissimi calciatori sotto l'aspetto mentale e psicologico la carica che arriva dalla curva, dai tifosi, è sicuramente un quid in più, un'arma in più. L'abbiamo visto nella storia del calcio, quello avellinese, c'erano calciatori che magari scendevano in campo in maniera un po' più timorosa, poi rincuorati dai compagni e soprattutto supportati da quello che è il dodicesimo uomo in campo, e ovviamente davano al massimo. È una spinta importante, e anche ad Avellino si soffre, si patisce la mancanza dei tifosi sugli spalti, sicuramente. Beh sì, perché insomma il pubblico avellinese è noto per essere il dodicesimo uomo in campo, noi speriamo di rivederli al più presto allo stadio, i tifosi biancoverdi di cui tu hai potuto godere, Gigi Molino, nel tuo anno in biancoverde. Ma a proposito di attaccanti, forse non sarei d'accordo neanche su questo. Ci sono... Provaci però. Ci provo, infatti stavo piano piano accarezzandolo prima. Fella e Santaniello, forse più Santaniello in quest'ultimo periodo, anche se Fella nelle ultime due, insomma lo dicevano le pagelle, non stanno rendendo proprio al massimo. Il mio pensiero su Fella è quello che forse l'abbiamo visto giocare sulla tre quarti un po' troppo lontano dalla porta per quelle che sono le sue caratteristiche. No, vabbè, c'è stato anche un adattamento perché mancavano dei giocatori, quindi per me ha quattro attaccanti tutti forti. Il mister li sta anche facendo ruotare per le partite ravvicinate. No, io credo che siano quattro attaccanti forti. Si è giocato, diciamo, quell'altra volta mezzale per un'esigenza di squadra, non c'erano calciatori. Quindi lui si è reso molto disponibile, questo va apprezzato, giocando anche in un ruolo non suo. Però sappiamo tutti che Fella è un attaccante, questo sì. Stiamo vedendo quello che Fella, quanto di buono ci ha fatto vedere finora con il gol al Palermo, l'altro bellissimo gol in rovesciata. Gianluca, ti voglio fare una domanda un po' più difficile, perché in vista della partita col Bisceglie, in questo momento gli attaccanti biancoverdi
Sono un po' in difficoltà, al di là di Maniero che è riuscito a trovare la via della rete contro il Potenza. Esatto, su chi punteresti? Fella. Perché l'ho detto io? No, no, no. Pensavo che era sulla scia delle pagelle. Perché sto rivedendo i gol, sto rivedendo le azioni, e l'ho visto giocare in diverse partite e io ci punto. Beh, insomma, il valore, come diceva anche Molino, il valore dei quattro attaccanti dell'Avellino. No, 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 ma ci punto anche in questo frangente un po' difficile per l'Avellino come gruppo, come squadra. E Fella, secondo me, è uno di quei calciatori che se riesce a sbloccarsi un attimino può dare una grandissima mano. Insieme a Maniero, ovviamente, Santaniello. Però punto molto su Fella. Speriamo. Sulla carica, sul carattere, sulla grinta e punto soprattutto su tutto il gruppo, perché un attaccante deve essere sempre messo in condizione di fare gol. Ce lo insegna Gigi. Voglio leggere ancora qualche messaggio. Mi piace anche andare a leggere questo tipo di messaggio, perché poi, perdonatemi, ma in questo momento è sempre molto semplice dire determinate cose. Voglio vedere poi a fine campionato, come diceva anche Forte, il cavallo poi si vede alla fine. Pasquale Lapena scrive: squadra debole deve lottare per ottenere una salvezza tranquilla. E Gianluca, ti prego. Vienimi incontro, non perché so, le altre sono già retrocesse. Massimo rispetto no, assolutamente, per tutti i tifosi, ci mancherebbe, assolutamente, questo sì. Mi auguro semplicemente che questo commento venga smentito dalla squadra. Toccherà alla squadra dimostrare a questo tifoso, come a tanti altri tifosi che adesso sono un po', come dire, in una situazione di contestazione, c'è un po' di maretta, e dimostrare che le cose non stanno così, altrimenti avrà ragione il tifoso. Mi auguro che si sbagli. Noi ce lo auguriamo. Per darci un quadro della situazione, abbiamo anche il piacere, Alessandra, di avere un altro ospite via Skype. Un altro ospite, un collega, Nicolò Schira, che tra l'altro io ho incrociato nei corridoi della Gazzetta dello Sport. Non so se si ricorda di me, spero di sì. Ciao Nicolò. Buon pomeriggio, buonasera a tutti, assolutamente, sì, assolutamente. Un saluto a te, naturalmente, a tutti i tuoi ospiti. Chiediamo gentilmente alla regia di alzare un po' il volume in studio. Sì, la domanda che possiamo fare a Nicolò, visto che il tifoso da casa ci diceva che l'Avellino, insomma, è una squadra che dovrà salvarsi al più presto, se è d'accordo, se sta seguendo un po' le sorti dei biancoverdi, se secondo lui questo Avellino è da salvezza oppure da qualche posto più in Ma su. Secondo me è un po' ingeneroso dire che sia solamente da salvezza. Credo che sia una rosa di buon livello, oggettivamente chiaro che non è paragonabile, ma questo, insomma, avevo avuto modo anche di dirlo all'inizio stagione. Il Bari, la Ternana sono sicuramente molto più attrezzate, addirittura si pensava a un Avellino magari da primissimi posti, complice l'arrivo comunque di un tecnico specialista in promozioni come Pierino Braglia. Però dire che questo sia un Avellino che possa puntare solamente alla salvezza e niente di più, personalmente non sono d'accordo. Ci sono dei giocatori di grande esperienza come Maniero, che comunque è un attaccante che ha fatto la Serie B e ha fatto la differenza in cadetteria per tantissimi anni. Penso a Bernadotto, che è un ragazzo molto interessante, che in C comunque ha già manifestato qualità importanti. Io credo che, insomma, questo Avellino possa fare un buon campionato, e considerato che si va ai playoff sino al decimo posto, sicuramente accedere agli spareggi post season. Poi chiaramente, se mi chiedi se l'Avellino può vincere il campionato, ti dico che no, non ha l'organico per arrivare nei primi 3-4 posti, però tra il quinto e il decimo posto, a mio modo di vedere, sì. Quindi solo la salvezza mi sembra un po' ingeneroso. È vero che è stato molto altalenante sinora, voi lo sapete meglio di me, seguendo le vicende del club biancoverde H24 7 giorni su 7, è evidente come probabilmente ci si aspettava un po' di più, però addirittura dire solo la salvezza direi di no. Nicolò, tu sei un esperto di calciomercato anche, volendo dare un voto al mercato fatto dall'Avellino? Ma per me in estate non era stato un brutto mercato, nel senso che, come dicevo poco fa, sono arrivati comunque secondo me degli elementi interessanti, soprattutto nel reparto offensivo. È chiaro che rispetto alla scorsa stagione c'era tanto da cambiare, perché comunque l'anno scorso, insomma, l'Avellino è stata una stagione particolare, per certi aspetti anche sofferta, il cambio d'allenatore, c'è stato anche un avvicendamento societario, più di una rivoluzione per quanto riguarda il quadro del direttore sportivo, col via vai di Somma prima, poi l'addio Martone, poi il ritorno di Somma, quindi e la parentesi anche di Musa, che era stato invece protagonista nel salto dalla D alla C. Secondo me non era stato un mercato negativo, era stato un buon mercato da 7, nel senso che l'Avellino aveva fatto una buona squadra. È ovvio che una piazza così passionale magari pensava di competere subito con Bari, con Ternana, con squadre che magari da anni
hanno fatto grossi investimenti. Poi la C è sempre un campionato molto complicato, lo stiamo vedendo anche quest'anno. Il Bari è la squadra che ha speso di più in assoluto e, stando così le cose, rischia per il secondo anno di fila di non vincere, il campionato, dimostrazione del grande equilibrio e di come poi non sia facile. La Ternana viene da 3-4 anni di grandi investimenti, quest'anno ha trovato forse l'alchimia giusta con un allenatore molto bravo come Cristiano Lucarelli, forse nell'anno in cui ha fatto meno rivoluzioni sul mercato rispetto al passato. Nicolò, noi ti ringraziamo, grazie mille per essere stato con noi e per la tua disponibilità. Grazie a Nicolò. Grazie a voi, un saluto a tutti, buon proseguimento. Grazie a Nicolò Schira che ci ha fatto questa disamina per capire anche un po' come viene visto l'Avellino all'esterno e non solo dall'interno. Tra l'altro, ragazzi, vorrei parlare anche di quello che è successo a Potenza che abbiamo affrontato mercoledì e per fortuna nostra abbiamo battuto i Lucani di mister Capuano, e tra l'altro ieri hanno perso 3-2 in casa contro la Viterbese. Dal 2-0 al 3-2 i tifosi del Potenza non ci hanno visto più praticamente e hanno aggredito il presidente Caiata, che a fine partita ha registrato questo video. Vediamo. Fa tutto vergogna quello che è successo in campo. Mi assumo la responsabilità di quello che sta succedendo. Oggi vincono tutti quelli che volevano distruggere, oggi hanno vinto, ho perso io oggi, perde il Potenza, mi assumo la responsabilità. Non esiste che noi veniamo aggrediti, non esiste, va bene tutto, abbiamo sbagliato, ho sbagliato sportivamente, abbiamo perso, tutto quello che vuoi, dopo quello che abbiamo fatto e la serietà che abbiamo messo, non lo posso accettare. La squadra è qua, chiunque può venire, chiunque, visto che sono stato invitato ad andare via, accolgo, sono qua, la metto a disposizione, va bene, venitela a prendere, venite, a chiunque, mi avete detto devo andare via, pronto, a disposizione, via, sono qua, a disposizione, potete venire, venite a prendere, chiunque. Quindi per me l'esperienza finisce qua, potete fare quello che volete, bellissimo, proprio l'umanità è proprio una cosa straordinaria, esibizionista, buffone aggredito sulla macchina, è qua la squadra, venitevela a prendere. Vabbè, durissimo sfogo Gianluca da parte del presidente Caiata, che l'anno scorso aveva allestito un'ottima rosa e era andato sfogo, a playoff. Però poi vedi, il calcio è questo, e capita che, come dice il presidente del Potenza, c'è stata un'aggressione, non so se verbale, fisica. Però è stato aggredito mentre lei era in macchina, addirittura bottigliate così, per arrabbiarsi così, vedi, bottigliate, c'è chi reagisce in un modo e chi in un altro. Il presidente del Potenza ha dichiarato apertamente, forse farà marcia indietro, ci rifletterà un po' su dopo questo sfogo a caldo, però ha dichiarato apertamente, la squadra è qui, venitevela a prendere. Ecco, quando ci sono queste contestazioni più violente, e poi è soggettiva la reazione. Eh sì, Gigi, non è facile poi certo andare avanti. Certo è condannabile ovviamente. Veramente a volte non riesco a comprendere questi atti violenti, poi soprattutto in questo momento dove di Covid, dove le società praticamente hanno incassi zero, non riesco proprio a comprendere come si possa fare. Umanamente c'è una preoccupazione grave per il Covid e per la salute di tutti noi. C'è il Covid che ha distrutto le casse dell'economia italiana. Come ha distrutto quelle, ha distrutto quelle delle società, che sono tutte in difficoltà. Fra partite che si giocano o non si giocano, diritti, tifosi che non entrano, nemmeno il costo del biglietto. Poi dopo vanno ad aggredire un presidente perché la squadra perde. Ricordiamo anche i costi sanitari dei tamponi che le società si trovano a dover affrontare. Io dico che si superano proprio i limiti della decenza. Credo che tutte le proprietà in questo momento, soprattutto quelle di Serie C che sono più penalizzate di tutti, vadano solamente ringraziati i presidenti, perché stanno facendo sforzi notevoli economici senza incassi. Tutte hanno affrontato dei costi esorbitanti, hai pienamente ragione, quindi sono scene, situazioni che non stanno né in cielo né in terra. Siamo in chiusura? Vogliamo ricordare un po' gli appuntamenti? Vogliamo, ricordiamo insieme, perché abbiamo detto di Avellino Bisceglie ore 15 e quindi alle 14.30 mercoledì ci sarà Stadio e Studio. Sapete perché? Che c'è? Ti ricordi a Potenza cosa avevo detto?
No, ne diciamo avresti tante. Messo il farfallino e l'Avellino, sì. Infatti, che ha fatto a Potenza? Ha vinto. Quindi, in occasione della partita, sì, con il Bisceglie, Pellegrino Marciano ancora una volta esibirà il farfallino, sì, per portare bene all'Avellino. Ma speriamo, guarda, sono disposto, ho fatto una fila, sono disposto così a tutto per i tre punti. E in più, ne approfittiamo a questo punto per ricordare anche il nostro Indovina il risultato. Ricordo, nelle prossime ore sul nostro canale Instagram verrà caricato il post sotto al quale potete pronosticare il vostro risultato esatto di Avellino Bisceglie. In palio, come sempre, tre sciarpe ufficiali dell'US Avellino offerte dallo store. E a questo punto ricordo anche i vincitori che domani potranno andare allo store a ritirare la sciarpa perché hanno indovinato il risultato di Potenza Avellino, di Avellino Virtus di Virtus Francavilla Avellino, che sono Terry Cuccinello, Alex Fedele, Davide De Marco e Michele Pasquariello. Quindi complimenti ancora e quindi domani allo store. Siamo in chiusura, abbiamo detto praticamente tutto e cominciamo i ringraziamenti che sono sempre tantissimi. Cominciamo da mister Gigi Molino, grazie. Grazie a voi e sempre Forza Avellino. Porti sempre, ovviamente, mister, le do lei alla fine, porta mister il nostro incoraggiamento alla squadra domani al campo. Grazie mille anche a Gianluca Matucci per essere stato con noi. Grazie a voi come sempre, buona serata. Le porti un bacione a Firenze invece, dico a Gianluca, mi capirà molto bene. Porta che fa piacere anche quello. Grazie mille anche ad Alessandra Vaccaro. Grazie a voi e io vorrei rinnovare un augurio di pronta guarigione a mister Braglia e a tutti i ragazzi dell'Avellino che comunque stanno combattendo contro il Covid oppure contro infortuni. Grazie a Pellegrino Marciano. Grazie a te, caro Leonardo. Grazie a Vittorio Terranova in regia insieme a Emanuele Angheloni, a Francesco Rinaldi, al nostro Michelangelo Freda che ci dà sempre una grandissima mano. Ha commentato sotto la diretta, sì, sì, che sì, per stare a contatto con lui sono diventato più cattivo, più cattivo per questo motivo. Sono arrivati anche tanti complimenti per la tua giacca questa sera, però è un argomento che apriamo nel senza giacca come fanno a Sky. I tifosi chiedevano al presidente la spilletta dell'Avellino. Sì, e il mister, e io vorrei, questa sera... vorrei far notare che il mister ha messo uno stemma abbastanza altro grande. Altro che spilletta. Grazie mille dunque a tutti, hai ricordato Stadio e Studio con il farfallino per tutto. Avellino 14:30 mercoledì dal Partenio Lombardi in diretta. Contatto Sport torna? Invece lunedì. Dopo? Dopo la partita contro la Ternana, Avellino Ternana, 17:30 Partenio Lombardi. Buonanotte, basta così, va bene così. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Buonanotte. Questo programma è offerto da